Eccomi, buongiorno, 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 anzi buonasera perché sono le 20 passate, c'è ancora luce poca perché oggi la giornata è super coperta. Mi trovo alla diga di Campomoro. C'era un cartello prima che non ho ben interpretato, cioè c'era un divieto di transito ma la sbarra era aperta e c'era scritto strada della serie se entrate fatti vostri. È un parcheggio a tutti gli effetti, c'è l'area attrezzata, quindi era un cartello... C'era scritto divieto di transito, ma non c'era il cartello divieto di transito. Non lo so. Allora, ho tolto la modalità cinema perché sto facendo delle prove con l'iPhone. Adesso sto registrando a 0.5, quindi in super grand angolo. Allora, 2 anni fa con il Challenger a novembre 2021 ero venuto qui. No, era 1 anno e mezzo fa, quindi. Cioè, in realtà ero venuto poco più in basso. Qui d'inverno ovviamente non è pulito perché, insomma... Ci sono metri e metri di neve, anche se era novembre, però aveva fatto una bella nevicata. Cessi, fango. E qui sotto dovrebbe esserci la... Sì, sono praticamente sono 2 dighe. Cioè, una diga e un'altra là. Infatti lì c'è il primo bacino e lì ci sarà il secondo bacino, il secondo lago. Però la montagna qui sopra è veramente molto molto affascinante, molto bella. Ho passato 2 giorni in ottima compagnia e non ho vloggato. E quando sono in buona compagnia non uso il telefono e i tempi fa molto ridere queste cose quando vado a vedere i tempi di utilizzo dell'iPhone, della batteria, bla bla bla, e si vede proprio quando sono da solo e quando sono in compagnia. In ogni caso, in realtà volevo andare nel posto qui sotto che avevo già trovato, no? Solo che c'è ancora un po' di neve, più del previsto. Quindi, visto che è tardi, ho detto evitiamo di fare puttanate, visto che sono bravo a piantarmi tardi quando uno, insomma, non si è tanto concentrato, un po' stanco, bla bla bla. E questa zona deve essere molto molto bella fra un mese e mezzo, fine maggio, inizio giugno, quando inizierà a colorarsi di verde. In questi giorni sta facendo un po' di pioggia, che è fondamentale perché questa annata è stata abbastanza magra per quanto riguarda le precipitazioni, e per quanto a me non faccia impazzire questo meteo in questo momento, è fondamentale per l'acqua, per l'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. E che altro dire? È molto bello qua. Sì. Ah, qui la solta a pagamento! No, vabbè. Ah, dal 1 giugno? No, vabbè, vediamo. Dal 1 giugno al 30 settembre tutti i giorni... Non ho capito. Ah, ok. Dal 1 al 10 sono festivi e prefestivi. Però si paga dalle 9 alle 19. Quindi sono tranquillo. Dov'è la cosa dove si paga? Poi il cartello c'è, ma è girato... Cioè che tu non lo vedi. Comunque questi parcheggi a pagamento... Mi lasciano sempre un po' interdetto, si dice così, vero? Anyway, tariffa giornaliera 6 euro. Vabbè, 6 euro ancora. Guarda, che taglia. Ah, 6 euro. Giorni successivi 2 euro al giorno. Ah, buono. Ma secondo me da qualche parte c'è un divieto di campeggio qua. Ah, qui ti dicono dove puoi stare, dove non puoi stare. Ah, perché là dietro c'è il ghiacciaio, figo. Bomba. Quelli che vedete là in fondo alle mie spalle, che ho già ripreso dietro il Ducatone, sono gli impianti di Chiesa in Valmalenco, o comunque, insomma, il paese più vicino è quello, forse la località precisa non è quella. Quello che si vede da questa parte è il versante sud, che ha ancora parecchia neve, se non sbaglio ha chiuso un paio di settimane fa, e il panorama da là, tra l'altro, dovrebbe essere anche molto molto carino, quindi nei prossimi anni ci andrò a sciare. Non deve esserci tantissimo dislivello, però sembra già divertente. C'è anche il versante nord, che vedevo dal punto in cui ero ieri, che vi ho fatto vedere nel video dove ho fatto la pasta alla carbonara, che tra l'altro ho rifatto oggi, buonissima. Vabbè, non è quella roba lì. E da questo lato, dal lato sud invece è quasi completamente sciolta la neve, perché ovviamente prendendo sole... Nei giorni scorsi ha fatto delle buone giornate, cioè in realtà solo ieri, oggi già di nuovo il tempo è una merda.
due giorni fa anche. Però ieri era una gran bella giornata. Maniche corte, 16 gradi, col sole, si stava veramente da paura. In ogni caso, si sta facendo buio, quindi io e Sherry ci rintaniamo a casa, nel Ducatone. Noi ci vediamo domani, e ho una bella fetta di carne da farmi, infatti spero che domani faccia un po' più bello. E mi sa che mi sposterò, visto che qui in Lombardia ci sono un sacco di valli a me sconosciute, ai più sconosciute. E il problema è che vorrei andare verso il Trentino. E se continua così, passo un mese in Lombardia, perché ci sono veramente tantissimi, tantissimi posti da vedere. Comunque, domani vedremo cosa fare. Ci vediamo domani. Ciao raga, bella. Vai Sherry. Ah, quanta luce. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sto filmando con la Insta. Sembra un pirla con sto bastone. C'è un botto di luce, ha fatto 15 centimetri, 10. Però è da dronata oggi, eh. Sono un po' di fili di troppo per i miei gusti, però è da dronata. Assolutamente sì. Allora, adesso si va con la scopetta lunga a pulire il tetto, che è pieno di neve. Buongiorno. Ne ha fatto un po'. Avete dormito qua? Sì. Vivo in camper da 6 anni. Stanotte la casa è stata proprio bella. Vivo in camper da 6 anni. Ne ha fatto un po', sì. Ha fatto 20 centimetri. Sì, sì. Immaginavo, perché ieri è scesa poi la temperatura. Infatti. A dire la verità sono salito a posto. Per questa stazione. Sì. No, momenti difficili in 6 anni di camper, di paura, di racconti? Un po'. Tipo? Quante birre avete? Non cioè, io racconto la mia vita su un canale, mi chiamo Iari Ghidone. E lì qualcosina si trova. Okay. Perché sono storie lunghe, quindi davvero. Vabbè, ci vuole legna, fuoco e birre. Ok, allora le leggeremo sul canale. Vabbè. Buona gita, arrivederci. Buongiorno. Allora, ne ha fatta un po', più che altro pesantissima, quindi anche da spalare non è proprio il massimo, però il sole scalda, quindi anche se non pulirò benissimo, aspetta, cioè non è proprio il massimo, però noi questo abbiamo e questo ci facciamo andare bene. Allora, adesso essendo i pannelli scuri permetteranno di far scaldare un po' la neve e i pannelli, quindi il resto della neve che non riesco a togliere si scioglierà, perché comunque la giornata, dire che è calda è un parolone, però secondo me questo sole un po' scalda. Quindi l'importante è togliere i grossi cumuli. Scusa, su quale canale? Iari Ghidone. Grazie. Ma il grosso è tolto. Do subito un'occhiata con l'app a vedere se i pannelli rendono qualcosa. Anche se ho la pala sopra, la pala a scopetta. Allora, stanno rendendo soltanto 35 watt, perché comunque là in fondo non riesco a allungare. Ah, ecco. Ok, allungato. Così pulisco anche là.
Ok, sta arrivando la macchina. Pulito quasi tutto. Secondo me adesso magari subito non rende tanto perché c'è ancora un po' di neve qua e là, però con questo sole questa neve potrebbe sciogliersi molto in fretta. Poi i pannelli neri, lo scuro attira il sole, quindi la temperatura potrebbe aumentare e sciogliere tutta la neve del mondo. Devo fare una dronata. C'è un sole devastante, si potrebbe stare penso in maglietta, credo anche dovrei mettere gli occhiali, cosa più importante, sto registrando. Allora, era veramente tanto che non vedevo una resa così dai pannelli. Io vi ricordo che ho tre pannelli solari da 145 watt, quindi 15-30-45, 435 watt in totale di pannelli monocristallini. Come ben sapete, ci sono determinati fattori che determinano la resa dei pannelli solari, ovvero i pannelli devono essere puliti, le batterie devono essere scariche, la batteria nel mio caso. 3. L'inclinazione deve essere corretta, per quale motivo nel Grande Nord a febbraio i pannelli rendono poco, perché il sole è bassissimo e i pannelli andrebbero messi così. In questo momento, che è il 24 aprile, il sole è già abbastanza alto, anche perché è mezzogiorno, quindi non dico che è sopra perpendicolare ai pannelli, ma quasi, e quindi la resa è veramente veramente ottima. Sono circa 360 watt, quindi direi una resa dell'80%, che è veramente veramente buona. Voglio vedere com'è su, ma mi sa che si è sciolta tutta la neve. Esatto, si è sciolta tutta la neve ed è per questo che i pannelli stanno rendendo veramente molto molto bene. Sono un filo zozzi, però comunque vedete il sole è là, ecco. Diciamo che se parcheggiassi il Ducatone inclinato e aprissi il tetto soffietto, molto probabilmente renderebbero ancora di più. Potrei arrivare secondo me a un 90%, quindi circa 400 watt. Comunque non ci lamentiamo, ci sono 26 ampere in ingresso, molto bene. E tra l'altro poi in futuro mi piacerebbe fare un test comparato tra la batteria che mi hanno dato e la batteria del camper, vedere i tempi di ricarica eccetera eccetera. Qui per i miei gusti è già arrivata troppa gente, e lavo due robe e poi si parte. È passato lo spazio neve, ma due ore fa, guarda com'è adesso. Ma figo, ma sai che ho visto il campo è parato. Sì. Ah, bella giornata oggi. Ha tre nuovi follower qua. Sì. Cioè, qua bisogna prendere. Magari. No, lo dobbiamo prendere. No, penso che dopo il camper di mio padre l'ho regalato, perché. Come l'hai regalato? Ho
Ole, oggi bellissima, bellissima, bellissima giornata. I pannelli rendevano 360 watt, una bomba. Ecco, questo può essere un buon modo per valutare quanto una giornata sia bella o meno, quanto rendono i pannelli. In ogni caso, ho incontrato uno che mi ha chiesto informazioni sul sentiero. Io ho detto, non so, però la gente sale di lì, c'è una stradina, bla bla bla. E poi mi fa, ma tu sei mica quello che gira col cane su YouTube? Faccio, Sherry, vediamo se il cane è lo stesso. ma sei tu, è stato simpatico. E niente, adesso arrivo al rifugio, poi mi metto la cintura, sì. Sto facendo delle prove con la nuova camera e ieri ho montato un video. È un po' macchinosa all'inizio, però il potenziale vi posso assicurare che è altissimo. Quindi mi auguro che abbiate già apprezzato qualche ripresa che ho fatto l'altro giorno mentre nevicava, con il bastone legato dietro e tutto. Il potenziale c'è, quindi non resta che utilizzarla e tirar fuori della bella roba. Cos'altro dire? Che qua c'è, ci sono ancora un po' di ghiaccioli. Lui con la macchina spero che si fermi. Cambiamo valle perché per i miei gusti c'è già un po' troppa gente, però giustamente lunedì 24 aprile, ponte, bla bla bla, e quindi niente. Raga, ho grattato con l'asse posteriore, anche perché davanti non c'è. Bravo! Allora, niente, ho fatto un po' di riprese con la Insta, sto imparando a usarla, quindi spero di riuscire a tirar fuori dei buoni risultati. Questo ambiente tecnologico mi piace, però per me è tutto nuovo, quindi sicuramente c'è tanto da imparare. Direzione, non lo so, ieri guardavo Google Maps, controllavo e mi sono detto, cazzo, quante valli che ci sono qui in Lombardia. Quindi non so se mai arriverò in Trentino, in Veneto. Boh, godiamocela e basta. Oggi è una bellissima giornata, mi auguro che il tempo rimanga tale. Ho una bella bistecca da farmi, è da 4 giorni che lo dico e dovrei anche farla. Vediamo.